tutti e bentornati, io sono Giuliana e questo è un nuovo video. Oggi apriremo insieme la nuova Fairyloot, la box di giugno. Ma prima non dimenticarti di supportarmi mettendo un like a questo video ed iscrivendoti al mio canale. Nuovi video ogni settimana. Mi trovi anche su Instagram e su Facebook come diario di una RCU. Ho cambiato location, sono in salotto perché su in cameretta fa un caldo bestiale, sto morendo di caldo in questi giorni e RCU e caldo sfiatante non vanno proprio d'accordo, quindi ho pensato per un ambiente un po' più fresco. Infatti spero mi vediate perché sono a luce naturale, ho messo tutto a corrente, ma insomma. Ma bando alle ciance e andiamo alla box di giugno, che come tema ha Brody Bunter. E qui c'è tutta la spoiler card e questa è l'immagine di questa box, che ho deciso di collezionarle perché veramente sono bellissime. Prima cosa che vedo è Mermaid Tea Inspired by Lyra, non si legge, Strawberry and Kiwi Flavor, quindi è un tè al fragola e kiwi, sì, menta, stavo dicendo menta, sì. È appunto un tè. L'immagine è bellissima di questa sirena, molto molto carina. Sì, allora la firma qui leggo è di Lyra. Sì, infatti non riuscivo a capire se fosse una I o una E, ma comunque sì, non mette a fuoco. Mi sposto. È una I perché qui dice che inspired by Lyra. Io invece pensavo fosse una E, perfetto. Bellira from To Kill a Kingdom by Alexandra Cristo. Non è la prima volta che ricevo un tè dentro una box. Va bene, andiamo avanti. Poi abbiamo una patch per i pantaloni, magliette. Si vede, mi sposto. E qui dici che è una Raven Boy patch by Bookmark Tattoo, che è possibile mettere sui jeans, sulle giacche e sulle borse. E qui ci sono le istruzioni di come applicarlo. Poi abbiamo una spilla Blood Witch Enamel Pin Inspired by Edwan from the Witchlands, che è questa qui a doppia chiusura, eccola qui. Ispirata appunto a The Witchlands by Susan Dennard. E questa spilla ha un pugnale con la scritta Sometimes justice was all about the small victories. Ed è a forma di rombo. Poi abbiamo Brody Bunter Paperclip Set designed by Taratian, produced for Fairyloot made in China. E sono queste paper clip, insomma questi clip per fogli in metallo, questi quattro disegni. E vediamo un po', e leggo qui che i protagonisti disegnati includono Jace dal The Mortal Instruments by Cassandra Clare, Jax da Caraval, Rowan dal Trono di Ghiaccio e una frase che sarebbe questa qui. Sono carine, scritto Mad Bad Fabulous, questa mi piace tantissimo e sì, credo che le userò, queste sono molto utili. Poi abbiamo un paio di calzini, non ci credo. Ankle Docks Inspired by Demon from the Look Series by Jennifer Armentrout. Questi sono i calzini che ho trovato, sono quelli che vanno sotto di sotto della caviglia, ve li faccio vedere, anche se insomma c'è poco da vedere, ed hanno, sono simpatiche queste zampette di gatto verde chiaro su questo sfondo scuro e le righe qui. E qui sono state comprate dalla Fairyloot per i suoi iscritti. Simpatica. Non sarà un... Ah, qui non avevo visto. C'è l'immagine proprio del gatto. Guardate, che carino. È simpatico. Dai. E anche questa è la prima volta che ricevo dei calzini. Ah, questo lo aspettavo.
ed è il Reading Journal da luglio a dicembre 2019. E leggo qui, è pieno di illustrazioni disegnate da Fiction Designs e Monolime Art. È possibile trovare Mia da Nevernight, possiamo trovare A Dark Shade of Magic della Schwab, possiamo trovare anche Il Principe Cardan dal Principe Crudele e possiamo trovare anche Manon del Trono di Ghiaccio, eccetera. Adesso ce lo sfogliamo. Il colore, da come capite, insomma, credo sia sul viola. Ecco, queste sono belle, queste illustrazioni. I libri che ho letto, con un'altra illustrazione, è diviso per mesi, ogni mese un colore. Luglio abbiamo il viola, agosto abbiamo l'arancio, ecco qui, che sono sempre le stesse cose. Settembre abbiamo, oddio, un verdone scuro, sì, sembra nero. Ah, Cardan, il Principe Crudele. Abbiamo ottobre un arancio, ovviamente Halloween, però un arancio più tenue. Poi abbiamo novembre in grigio, credo, sì. E poi abbiamo dicembre con un marrone scuro. Il template è sempre lo stesso, poi alla fine Top Reads 2019 e gli anticipi delle letture del 2020. Si possono scrivere in questa griglia. E qui c'è scritto Fairyloot Exclusive Reading Journal. È carino, lo aspettavo da un tempo, da quando insomma ho visto dei vari sneak peek sulla Fairyloot su Instagram, perché volevo farne uno mio, però volevo vedere quello della Fairyloot e ammetto, i colori non mi piacciono perché sono un po' troppo scuri, però le immagini tantissimo, quindi è anche uno spunto. Comunque, come primo reading journal posso insomma cominciare ad utilizzarlo e vediamo cosa ne esce fuori. Poi abbiamo una cassetta con una frase, vediamo cosa c'è, una frase di Roald Dahl. Cos'è? Aiuto. Oh wow, oh mio Dio, no vabbè ragazzi, spettacolo. Allora, è un libro, volume 1, ma di tipo di plastica cartone forte, praticamente tipo quelli che si usano per nasconderci le cose. Dentro, guardate che bello, ci sono le frasi con delle immagini. Per esempio c'è una frase di Cassandra Clare, City of Bones, c'è una frase di Hair of Fire di Sarah J. Maas, del Principe Crudele, una frase di Mia Nevernight, una frase di To Kill a Kingdom, ce ne sono tantissimi, su Nicolai, The Winter's Curse, wow! Sto ammirando più che altro le illustrazioni dentro, praticamente su ogni frase di riferimento c'è l'immagine relativa. Del cerco di zoomarvelo, guardate che bello. Spettacolare, questo è proprio... non me l'aspettavo. Anche, fa anche la forma del libro. Bellissimo questo. Volume 1, chissà se ci saranno anche gli altri. Sì, è bello, mi piace questo, mi piace tantissimo. Poi abbiamo il segnalibro, più duro rispetto a quello dell'altra volta, e c'è una frase di Elise Kova, Fire Failing. Belle queste rose. Questo è il segnalibro ed è duro, dietro è come se fosse tipo di un legno sottile, sì. Ah, poi avevo letto che sarebbero uscite le nuove card ispirate questa volta a Harry Potter ed abbiamo Drago Malfoy, bellissima questa illustrazione, il retro è viola, e poi abbiamo Albus Silente con la sua fenice. Poi abbiamo un'anticipazione per una nuova uscita, Shadows and Flame,
Eccola qui. Poi abbiamo questa illustrazione e dietro sto leggendo un dialogo. Nope, show our customers how happy you are to serve our tea. E lui risponde, I'm not happy. E il maestro gli chiede, Not happy serving tea, impossible. Eccolo qui. Questa è una stampa, leggo qui, di Zuko, penso si legga così. Zuko da Avatar and Last Airbender. Ecco che cos'è questo, non l'ho letto quindi non l'ho riconosciuto subito. E poi arriviamo al libro. Qui abbiamo la fan art inerente al libro e qui una dedica dell'autrice. Ci dà qualche notizia sul romanzo che andremo a vedere cos'è. Sono bellissime queste immagini, spettacolari, mi piacciono un sacco. Poi abbiamo il Fairy Scoop, dove c'è l'intervista all'autrice che è Margaret Rogerson. Ok, abbiamo scoperto che l'autrice del libro che stiamo per aprire è di Margaret Rogerson. E poi sì, c'era scritto che ci sarebbe stato anche il capitolo cancellato, diciamo, da questo libro che adesso andremo a prendere ed è qui nel Fairy Scoop. Ah, c'è anche il segnalibro inerente al tema di questo mese. Wow, sì! Volevo comprarlo. Poi ho detto, vabbè, aspetto un attimo perché ho tante letture da fare. Oddio, è bellissimo. Ed è proprio Sorcery of Thrones. Eccolo qui. Volevo comprarlo. Oh no, mi è capitata una copia strappata. Guardate. Uffa. Non è giusto. Cioè, non è che è strappata, hanno proprio ucciso il libro. Vabbè, me ne farò una ragione. Prescindere da questo, vedo che le pagine non solo sono verde acqua, ma come avevano anticipato sono effetto shimmer, hanno i glitterini. Non so se dalla mia camera si possa vedere questa cosa, ma sono effetto shimmer. E wow, guardate, sono troppo troppo contenta, a parte questo strappo che mi dispiace tantissimo. Però sono contenta. Vediamo quante pagine sono. 453, sì. E sono molto contenta. Sì! Dai, sì, sono contenta. A parte il libro che mi piace tantissimo, la copertina, sono curiosissima di leggere. L'oggetto che mi è piaciuto più di tutti è senz'altro il Mystery Book. Bellissimo, e le carte della nuova collezione ispirata a Harry Potter. Niente ragazzi, questa era l'unboxing della Brody Bunter della Fairyloot e sto finendo ancora di leggere il libro precedente, il fatto che sto leggendo 3-4 libri insieme e quindi sto un po' confusa, ma ce la farò. E appena finisco leggerò senz'altro questo. Il fatto che io sono una, i libri aumentano, però non dispero, ce la farò. Perfetto, niente, questo è tutto per oggi. Un abbraccio grandissimo, alla prossima. E scusate, insomma, il cambio di scena, ma sopra faceva troppo caldo. Un bacio, ragazzi, alla prossima. Ciao!